Aumentano gli infortuni sul lavoro, ma cala il numero dei morti, anche se resta ancora alto. Lo scorso anno le vittime sono state 1.208, in media più di 3 ogni giorno. È il dato che emerge dalla relazione annuale dell'INAIL, illustrata dal commissario straordinario Fabrizio D'Ascenzo alla presenza del ministro del Lavoro Marina Calderone. Un trend, quello delle morti sul lavoro, confermato dai numeri dei primi 8 mesi del 2023. Con 657 decessi, 20 in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2022. Il commissario straordinario dell'INAIL ha sollecitato strategie mirate e la collaborazione tra istituzioni e parti sociali per abbattere ulteriormente il numero delle vittime. Il tema fondamentale è quello della cultura della sicurezza. Noi cerchiamo di cominciare sin dalle scuole, sin dai ragazzi più giovani, per far passare questo messaggio dell'assoluta attenzione, anche perché i giovani, quando escono da scuola, potrebbero andare a studiare all'università, ma potrebbero anche andare subito a lavorare. Quindi dobbiamo cominciare prima possibile a trasmettere questo messaggio. Il sistema della cultura della sicurezza funziona solo se tutti gli attori danno il loro contributo. Se noi riusciamo a fare questo abbinato ad un'importante ed efficace campagna di prevenzione, allora riusciremo davvero ulteriormente ad incidere sui dati. I dati sì, è vero, sono in lieve diminuzione, ma noi non ci accontentiamo assolutamente di questi dati, anzi, noi vogliamo cercare di ridurre il più possibile. Intanto prosegue il confronto tra governo e parti sociali. Un lavoro rivendicato dal ministro Calderone. Abbiamo ascoltato le parti sociali solo una volta sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Io, siccome sono puntigliosa, mi sono fatta fare un elenco da parte delle nostre strutture. A oggi sono ben 13 le occasioni in cui ci siamo incontrati a vario titolo su vari tavoli proprio per parlare di salute e sicurezza.